largo il risparmio. Lei signora non sono pratica, mi scusi. Per orientarsi nel mondo dei mutui serve una guida sicura. Mutuo sul web è un servizio gratuito. Con facilità puoi ottenere il mutuo su misura per te. E se chiami, abbiamo 400 agenti in tutto il territorio, veniamo senza costi a casa tua. E troviamo insieme la miglior via per risparmiare tempo e denaro. Mutuo sul web. Finalmente! 840-700-313. Mutuo sul web ed il mutuo ce l'ho! The time is now. Refresh your life with Asahi, la birra giapponese più venduta in Italia. Ipe risparmia con Eni. Tutti i giorni fino al 30 settembre, durante gli orari di chiusura, trovi la qualità dei carburanti Eni con 10 centesimi di sconto al litro. In oltre 3.000 stazioni Agip ed Eni, continua la stagione iperconveniente. Muammar Gheddafi si nasconde a Sirte, sua città natale. Ne è convinto l'Eliseo, che ha mobilitato uomini e mezzi verso il centro, sulla costa a 450 km a est di Tripoli, dove si sono concentrate anche le milizie ribelli del Consiglio Nazionale Transitorio, con l'appoggio aereo della NATO e dell'aviazione britannica. Nuovi bombardamenti hanno colpito il bunker del colonnello, di cui però non c'è traccia. Si continua a combattere anche nella capitale, con i fedelissimi del regime che tengono sotto tiro l'aeroporto. Nel quartiere di Abu Salim testimoni raccontano di aver trovato centinaia di cadaveri nell'ospedale dove i lealisti avevano impedito a medici e infermieri di curare i feriti. Violenti scontri si registrano ancora al confine Libia-Tunisia. Delude l'intervento di Ben Bernanke, il presidente della Federal Reserve, alla prima significativa uscita pubblica dopo il declassamento del debito americano ai primi di agosto. Due i punti principali del suo discorso: la ripresa dalla crisi, che appare meno solida delle attese, e le possibili azioni della banca centrale. Nessuna alle parole del presidente della Fed. Bernanke lascia intendere che, oltre alla crescita a lungo termine prevista grazie ai tassi di interesse ai livelli più bassi di sempre, la Fed non può fare altro e tocca al Congresso intraprendere azioni per stimolare la crescita. Un anno fa la morte di Sara Scazia da Vetrana, la quindicenne, era sparita poco lontano dalla sua casa. Solo 42 giorni dopo il ritrovamento del corpo in un pozzo, Michele Misseri, zio di Sara, confessa il delitto, ma la sua versione non convince gli inquirenti. Secondo la procura di Taranto, Sara sarebbe stata uccisa dalla cugina Sabrina e dalla zia Cosima dopo una lite tra le due ragazze, entrambe innamorate di un amico. Misseri avrebbe eliminato il cadavere, aiutato da altri due parenti. Un anno dopo restano in carcere le due donne, per le quali lunedì comincia il processo. Il campionato di Serie A non parte, i club bocciano la proposta dell'Asso Calciatori per un contratto collettivo ponte per arrivare a giugno 2012. Lo sciopero dei calciatori farà slittare le partite al weekend del 10 e 11 settembre, quando ormai il calciomercato sarà chiuso. Il parere di Xavier Iacobelli. Ma io penso che da qui alla chiusura del mercato, che è fissata per le 19 del 31 agosto, le grandi sistemeranno alcune mosse e colmeranno alcune lacune nei rispettivi organici. Ci sarà un andirivieni soprattutto lunedì nel rush finale, ma ormai le fisionomie delle squadre hanno assunto dei tratti ben precisi e c'è sicuramente il Milan in pole position per lo scudetto. TGO Prestito. Benvenuti alla nostra rubrica Prestito C'è. Il nostro inviato in giro per l'Italia a raccogliere opinioni su Prestito. C'è Prestito C'è. C'è. Oggi siamo a Rapallo, in provincia di Genova, e anche qui Prestito C'è. Abbiamo incontrato la signora Clotilde, che cosa può dirci di Prestito? Giusto stamattina al mercato dicevano che con Prestito si possono ottenere fino a 30.000 euro. Lei ne sa qualcosa? Signora, glielo confermo assolutamente. Finalmente, così potrò richiedere un prestito in modo veloce e sicuro. 840-700-313. Grazie alla signora Clotilde e a voi studio. È tutto per questa edizione del TGO, il TG di Prestito. TGO Prestito. The time is now. Refresh your life with Asahi, la birra giapponese più venduta in Italia. Diretta stadio Notte Sport. Un aggiornamento continuo sullo straordinario mondo del calcio. I commenti, le indiscrezioni, le novità.
Diretta stadio, notte sport. Anche d'estate il grande calcio è 7 Gold. Diretta stadio, notte sport. Tra poco su 7 Gold. Scusate, largo il risparmio. Lei non sono in pratica, mi scusi. Per orientarsi nel mondo dei mutui serve una guida sicura. Mutuo sul web è un servizio gratuito. Con facilità puoi ottenere il mutuo su misura per te. E se chiami, abbiamo 400 agenti in tutto il territorio. Veniamo senza costi a casa tua. E troviamo insieme la miglior via per risparmiare tempo e denaro. Mutuo sul web. Finalmente! 840-700-313. Mutuo sul web. Ed il mutuo ce l'ho! 160.000 italiani ora si chiamano tutti vincitori. Merito di Si vince tutto Super Enalotto. L'edizione speciale dove tutto il montepremi dedicato si vince in una sera. La prossima estrazione è mercoledì 31 agosto. Si vince tutto Super Enalotto. Non fartelo scappare. Gioca il giusto. TGO Prestito. Benvenuti alla nostra rubrica Prestito c'è. Il nostro inviato in giro per l'Italia a raccogliere opinioni su Prestito. C'è Prestito c'è. C'è. Oggi siamo a Rapallo, in provincia di Genova, e anche qui Prestito c'è. Abbiamo incontrato la signora Clotilde, che cosa può dirci di Prestito? Giusto stamattina al mercato dicevano che con Prestito si possono ottenere fino a 30.000 euro. Lei ne sa qualcosa? Signora, glielo confermo assolutamente. Finalmente, così potrò richiedere un prestito in modo veloce e sicuro. 840-700-313. Grazie alla signora Clotilde e a voi studio. È tutto per questa edizione del TGO, il TG di Prestito. TGO Prestito. Duemilaundici. 150° anno dell'Unità d'Italia. 94° Giro d'Italia. 61° Festival della Canzone Italiana di Sanremo. 32esima edizione del Processo di Biscardi. Lunedì alle 20.30, 7 Gold. Gold, buonasera, ben ritrovati ad un'altra puntata di Calciomercato, tante notizie di cui parlare, notizie tra l'altro non particolarmente piacevoli per l'intero mondo del calcio, ne parliamo tra un attimo. Prima, come di consueto, la presentazione dei nostri ospiti. Questa sera ci farà compagnia Danilo Sarugia, ciao caro Danilo. Ciao a tutti, grazie. Filippo Tramontana, ciao Filippo. Ciao Francesco, buonasera a tutti. E naturalmente, o professore, lo conoscete, Federico Bertone, ciao Federico. Ciao Francesco, buonasera a tutti. Partiamo allora dalle notizie di giornata. Dicevamo, una giornata triste per chi ama il calcio, per chi pensava, insomma, per chi aveva fatto anche, se vogliamo, il conto alla rovescia in quest'estate per vedere finalmente la prima giornata di campionato. Così purtroppo non sarà, perché il campionato non parte. Inutili le mediazioni fino a pomeriggio inoltrato, è arrivata poi l'ufficialità. La prima giornata di campionato non si gioca, stadi chiusi, tutti fermi, tutti immobili. Caro Danilo, anche tu che speravi di riabbracciare il calcio giocato sicuro, dopo le sicuro, il pallone non rotola, dicono quelli che... Anche tu avrai avuto voglia di vedere un po' di sano calcio, della, no? Della retorica, certo, qualcuno lo chiama sciopero, qualcuno lo chiama addirittura serrata. Ricordo che l'ultimo sciopero vero è datato 1996. Forse c'erano delle motivazioni ben più pesanti, ben più significative di quelle che hanno portato allo stop di oggi.
secondo me è una sorta di penosa, vergognosa e inaccettabile lite di condominio tra il sindacato dei signori giocatori di pallone, giocatori con la U, come dice il nostro, come ama dire il nostro, anche sulle giacchette degli arbitri, il nostro premier, certo, giocatori di pallone, tra i quali quello che guadagna meno si porta a casa 100.000 euro netti al mese, e dirigenti che da tempo, secondo me, hanno certificato la loro incapacità, la loro inconsistenza a governare il movimento, un movimento in totale crisi di identità e di valori. Io ricordo che, ricordo perché ero bambino in quegli anni là, però un presidente storico del CONI si chiamava Giulio Onesti, e sottolineo il cognome Onesti, perché era davvero così. Non so, non mi ricordo, forse non era interista, perché diede qualche problema ad Angelo Moratti quando tentò, e poi ci riuscì, a tesserare un giocatore svizzero, un attaccante svizzero, si chiamava Roger Vollanten. Ci fu una bega anche pesante tra i due, Onesti non voleva. Per chiudere, ricordo che Onesti diceva dei dirigenti, dei presidenti nella fattispecie, di Società del Calcio, li etichettava come... qui la memoria fa di più. Perché non voglio sbagliare l'aggettivo. Li etichettava come ricchi scemi. Naturalmente ogni riferimento ai fatti di oggi è puramente e ovviamente casuale. Beh, insomma, Filippo, dobbiamo prendere atto di questo sciopero, l'articolo 4, l'articolo 2, la tassa di solidarietà, che in realtà non sembra essere granché in discussione. Diciamo che anche noi dobbiamo cercare di non far passare il messaggio, ecco, i calciatori non giocano perché non vogliono pagare la tassa di solidarietà. In realtà così non è. Diciamo che semmai questo famoso articolo 7, quello dei fuori rosa, sembrava un problema archiviato ormai mesi fa, c'erano state le promesse di firmare questo contratto collettivo, così non è stato, e il muro contro muro, definito inaccettabile un po' da tutti, adesso è un po' il gioco delle parti, colpa mia, colpa tua, colpa sua, non è colpa di nessuno, ma la gente allo stadio non va. Sì, anche perché il discorso tassa di solidarietà poi è un discorso assolutamente ipotetico, perché comunque la legge non c'è ancora e quindi si sta discutendo su qualcosa che non esiste ancora, anche se molto probabilmente accadrà. Per quanto riguarda invece l'altro punto, i fuori rosa, a me all'inizio, e sinceramente anche un po' adesso, mi sembrava uno pseudo problema. Perché è vero, i giocatori vogliono il diritto di potersi sentire, c'è più un discorso di orgoglio, sì, no? Di potersi sentire al pari di tutti gli altri. Però è anche vero che se un allenatore, come magari adesso Conte, per dire, no? A disposizione 35-36 giocatori in rosa, adesso io precisamente quelli della Juve non so quanti siano, ma più o meno quelli, sì, e vuol far allenare un gruppo di 23-24 giocatori su cui puntare, penso sia anche il diritto dell'allenatore decidere su chi puntare per un progetto. Non è che gli altri non li fai allenare nello stesso campo, nel campo di fianco, con i tuoi collaboratori, magari anche con la supervisione tua. Però mi sembra anche legittimo da questo punto di vista per una società fare una cosa del genere. Io mi ricordo ai tempi di Cassano con Capello al Real Madrid. Sì. Cassano era della rosa del Real Madrid, percepiva lo stipendio, che poi, voglio dire, forse è la cosa più importante, no? Non è che non viene pagato. Veniva pagato e poi quando c'era la partitella Cassano guardava. Eppure lì non è che mi pare sia successo chissà che cosa. Cassano ha cambiato squadra appena potuto, è andata alla Sampdoria, il Real. Non faccio problema questo. Mi sembra, poi magari ci sono dei puntelli di qualche cosa più grave all'interno di questa cosa che sembra. Andiamo ad ascoltare, poi volevo sapere anche cosa ne pensa Federico, andiamo ad ascoltare ovviamente le voci dei protagonisti, partendo da Giancarlo Abete. Lui dice di averci provato fino in fondo, non è riuscito nel suo tentativo disperato di mediazione. Queste le sue parole al termine di un incontro che si è tenuto oggi a Firenze. C'era anche Damiano Tommasi, che ascolteremo tra breve. Partiamo con Abete. Il rinvio di una giornata di campionato, che peraltro è collegata alla non sottoscrizione di un accordo collettivo, è un fatto molto doloroso, perché interverrebbe a distanza di 15 anni da quello del 1996. Questo Giancarlo Abete faceva riferimento a un fatto doloroso, Federico, però è anche vero che davvero, come dice Danilo, si ha la sensazione di una bega di condominio, perché poi alla fine
alla gente a casa diciamo che queste questioni interessano direi molto poco. Sì, ma poi questa mattina è stato fatto un ultimo tentativo, io credo ammirevole, da parte di Damiano Tommasi di proporre alle società esattamente quello che avevano chiesto, cioè ieri De Laurentiis aveva detto facciamo un accordo ponte, un accordo proroga, no? Una proroga del contratto che c'è già. E poi, intanto che si gioca il campionato, cerchiamo di metterci d'accordo per la fine del prossimo anno. Questa mattina Damiano Tommasi presenta esattamente questo tipo di proposta ai presidenti della Lega Calcio. Dice, andiamo avanti con il contratto che c'è già fino a giugno, poi dopo, ovviamente, da qui a giugno abbiamo 9 mesi, 10 mesi per trovare un accordo. E i presidenti lo rifiutano. E quindi io credo che sia il sintomo di una Lega Calcio completamente divisa, dove ci sono presidenti che la pensano in un modo, come De Laurentiis o come Zamparini, che ho sentito oggi pomeriggio dire esattamente le stesse cose, e poi presidenti che invece non accettano di trovare compromessi, come per esempio Claudio Lotito o ancora altri. E quindi forse c'è un grosso problema, no? Nel trovare un accordo, se la parte che deve trovare l'accordo è disunita al suo interno diventa un grosso problema e bisogna stare attenti, perché adesso il rischio è che anche la seconda giornata... perché avete l'ho detto, effettivamente non sta scritto da nessuna parte che un accordo che non è stato trovato adesso, così come non è stato trovato negli ultimi 7 mesi, si debba trovare da qui a 15 giorni. C'è quindi... anche però l'eventualità estrema, certo, che la Lega sarebbe commissariata. Secondo me dobbiamo in qualche maniera metterci dalla parte della gente, degli appassionati di calcio, dei tifosi eccetera eccetera, che non stanno a sottolineare sui motivi veri, mirati, per i quali i signori giocatori del pallone e il sindacato dei signori giocatori del pallone e i dirigenti hanno rotto la trattativa. La gente fa delle considerazioni magari anche qualunquistiche, la stessa considerazione che ho fatto io, per l'amor di Dio. Io non volevo fare del qualunquismo, ma magari l'ho fatto. La gente dice, ma questi signori, strapagati, ma non solo strapagati i signori che giocano al pallone, ma anche gli altri non se la passano male a sostanze, ma come mai non si mettono d'accordo per una cosa? Il campionato non parte. Loro oggi hanno fatto una proposta interessante, ma non c'entrano solo i giocatori, Danilo, cioè tu parli solo dei giocatori e vengono dipinti come se fossero i ricchi viziati, magari poi anche così, però i ricchi viziati che per un capriccio non giocano, ci sono anche i presidenti che non è che sono poveri, ci sono i presidenti, passa il messaggio, se tu vai a leggere sui forum i tifosi della strada banalizzano il concetto, certo. Banalizzano il concetto, i giocatori sono insomma così da mercenari, sono da condannare perché guadagnano un sacco di soldi, eppure per capricci non giocano. Non è proprio così, anche i giocatori avranno le loro colpe, come ce l'ha la Lega, come ce l'ha la Federcalcio, come ce l'hanno tutti, però non è neanche giusto condannare solo i calciatori, perché ma non è proprio così, ragazzi, ma questo anche, dicevo prima, anche l'ultimo della pista di quanti sono i tesserati di Serie A? Centinaia, mi pare 600, una cosa che forse in altri movimenti calcistici non esiste un tipo di situazione del genere. L'ultimo della pista guadagna com'è un superman. Non è più il punto della situazione, il punto è questo qua, la gente fa delle considerazioni terra a terra, e per quello dice, che dobbiamo non parte dire il alla campionato, gente che non è solo, cioè, quello, e perché poi dice non parte il campionato, Ibrahimovic non, no, è certo che poi si parla di Ibrahimovic e magari non si parla veramente dell'ultimo, però anche i calciatori hanno i loro diritti, se vengono pagati così è perché il mercato li paga così e perché non è che decidono loro di essere pagati così, c'è una società che li paga così, c'è un mercato che funziona così, sono le televisioni che danno tantissimi soldi al calcio per vederlo e per farlo vedere, il mercato gira così, come quando Tyson entrava sul ring per 10 secondi e pigliava una borsa di 5 miliardi. Il mercato è quello che gira intorno alla situazione, questo non è che possiamo fare una colpa ai giocatori. Ascoltiamo Damiano Tommasi, perché abbiamo sentito Abete, ma adesso andiamo ad ascoltare Damiano Tommasi e poi ascoltiamo te, Danilo. La volontà di non giocare non ha certo dei giocatori, che fino a 2 minuti fa erano pronti per partire in trasferta o pronti per preparare la partita, e niente, anche per
possiamo correre dietro a qualcuno che vuole il no a tutti i costi. Prendiamo atto che questa è la linea della Lega e speriamo che queste due settimane che mancano ancora all'inizio del campionato possano servire. Temo che se questa è la situazione della linea del no, non credo che dobbiamo cambiare noi atteggiamento, credo che debba essere rivista qualcosa all'interno della Lega. Però mi sono anche preso i rimbrotti dei miei colleghi per questa ulteriore apertura che ho fatto stamattina per tentare l'impossibile. Credo e spero che mi capiscano che la nostra volontà, che era anche la volontà dei calciatori, era quella di scendere in campo. L'abbiamo dimostrato anche stamattina, penso. Purtroppo abbiamo di fronte. Penso che il sistema calcio ha al suo interno oggi una componente che fa fatica ad essere propositiva, costruttiva. Probabilmente si è allineata a chi vuol portare la rottura in qualsiasi tavolo si siede, purtroppo oggi è toccato a noi. Per quanto riguarda i commenti, Danilo, poi ti lascio parlare, ti dico solo, Zamparini dice io ero favorevole all'accordo ponte, quello che riferiva Federico, anche perché lui era uno dei pochi contrari allo sciopero, e Zamparini infatti ha dichiarato lo sciopero una stupidaggine da parte dei giocatori, ma anche da parte della Lega. È una decisione improntata sull'onda delle decisioni degli anni in cui Campana era la guida dell'Associazione Italiana Calciatori. Cellino molto più pesante, dice la responsabilità è di Beretta, si è dimostrato un presidente incapace, ha gestito la situazione con superficialità, è meglio che se ne vada a casa. Spaccata nel suo interno, dai, evidente, quando viene una dichiarazione così sul presidente di Lega dà l'idea di quello, diciamo, che Beretta non piace a molti dei presidenti di Serie A, questo è... Sì, anche perché lui di fatto ormai è un presidente prestato alla Lega, certo, ormai certo. Però mi sembra che ci sia una situazione paradossale, cioè i calciatori sono uniti. La pensano in un modo, anzi Tommasi diceva addirittura che questa mattina si sono arrabbiati i calciatori, perché non la volevano neanche fare questa ulteriore proposta alla Lega. Sì, diciamo che questa proposta Beretta l'ha definita una proposta che è stata fatta per sentirsi rispondere di no. Cosa abbastanza logica, perché sì, se tu mi proponi la stessa cosa per cui io ti ho detto di no 6 mesi fa, 7 mesi fa, non vedo perché se ti ho detto di no allora ti debba dire di sì adesso. Però se la priorità era giocare si poteva anche accettare, e dopo c'era tutto il tempo di trattare per l'accordo nuovo. Evidentemente la priorità non sono i tifosi, non è la prima di campionato, ma sono altre cose, perché comunque è vero che il giocatore non deve pensare a tutti i tifosi, però è anche vero che la prima di campionato doveva giocarsi, ci sono tifosi che hanno comprato biglietti aerei, biglietti certo, di treni. Ma il messaggio forte è proprio questo, cioè, la priorità doveva essere salvaguardare il campionato secondo me, e intanto trattare e trovare tutte le soluzioni. Il problema è che se tu fai giocare è comunque un momento di debolezza da parte di chi lascia andare, e quindi insomma si rischia di non arrivare mai alla quadra, perché se tu rimandi alla fine ci ritroviamo tra un anno con gli stessi problemi. Ma troveranno mai una cosa? Lo devono trovare. Allora, la prima giornata non si gioca. Beh, si giocherà l'11 settembre. Da qui all'11 settembre. Teoricamente sì, anche perché c'è il rischio di commissariamento, quindi a un certo punto avete... Avranno delle pressioni addosso che in queste due settimane che la metà basteranno. Io francamente non sto né da una parte né dall'altra, però mi pare che il signor Tommasi, allora il predecessore di Tommasi mi dava molto più affidamento, l'avvocatone Campana. Mi sembra che abbia un certo atteggiamento da paladino, da integralista, da duro e puro, ma prima ha detto testualmente: il sistema calcio non ha al suo interno una componente propositiva. Parole grosse, se le sarà studiate, se le sarà mandate a memoria probabilmente. Cioè, non mi dà un grosso affidamento questo ex. Insomma, se fossi un calciatore lo manderesti via, non vorresti essere apprestato da lui. Ma è stato un giocatore abbastanza... Vabbè, ma non devi fare il giocatore se giocassi ancora, dici? No, se tu giocassi un giocatore. Se io giocassi, cosa assai improbabile, tra l'altro. Pare che fosse un randellatore di quelli... Mamma mia, io... Vabbè, lasciamo perdere i racconti che erano fatti sul centrocampista Sarugia, in confronto al quale Gattuso era praticamente un'educanda. Ci fermiamo per la prima pubblicità. Chi mi ha visto magari faccia una telefonata. Ma anche no.
ci fermiamo per un attimo di pubblicità, rientro, parliamo di mercato e iniziamo con l'Inter. TVR Teleitalia 7 Gold, la televisione nazionale della tua città. Intab, il più grande ingrosso di articoli per tabaccherie della Toscana. Vastissima scelta. Tutte le migliori marche di accendini, articoli per fumatori, articoli da regalo, cartoleria, giochi e dolciumi. Intab, a Scandicci, in via Ciarta 77, numero 18, vicino all'uscita Scandicci della Firenze Pisa Livorno. Aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18. Intab, tutto per la tabaccheria. Vi aspettiamo. Rapidità, competenza, professionalità e cortesia. Tutto questo è Martinelli Service. Martinelli Service è assistenza completa. Martinelli è punto vendita Alfa Romeo e importatore pronta consegna di Audi, Mercedes, BMW e Porsche. Non sbagliare strada. La strada giusta per te è quella che conduce da Martinelli Service in via del Gelso 11 a Prato. Martinelli Service, fra tante strade, la più affidabile. L'oasi al lago di San Donato di Santa Maria a Monte, immerso nella campagna tra Ponte d'Era e Castelfranco di Sotto, vi aspetta nei locali completamente rinnovati, sulla stupenda terrazza sul lago, nelle grandi sale interne, nei meravigliosi spazi esterni adatti per ogni tipo di cerimonia, eventi, pranzi, cene, ma soprattutto per festeggiare il vostro matrimonio. Il giorno più bello, deliziati da un'equipe di grande esperienza per servirvi qualsiasi varietà di menù. Oasi al lago, a San Donato di Santa Maria a Monte, un paradiso da sogno alla portata di tutti. Breschi e Melani dal 1970 è leader nella progettazione e installazione di impianti civili e industriali di condizionamento, riscaldamento, idrosanitari. La Breschi e Melani è specializzata nello sfruttamento delle energie rinnovabili, fotovoltaico, geotermia, solare termico. Realizziamo impianti fotovoltaici montati su pensiline e tetti, prendendoci cura della rimozione di vecchie coperture in Eternit. Breschi e Melani, a Pistoia e Viareggio. Fattori produce Idea Casa Arreda, una fresca estate con grandi promozioni. Ricordatevi che siamo a Idea Casa, sulla via statale 203-205, 3000 metri di mostra da visitare. Camere, cuscine, camerette, soggiorni, ci troviamo nel nostro bellissimo centro camerette e veramente ce ne sono per tutti i gusti, per tutte le misure. Siamo al nostro reparto camere matrimoniali. Questo è un armadio a cuore aperto, è un laccato frassi da cuore aperto, scorrevole. Abbiamo abbinato un bellissimo letto argento con il commò e comodini in foglia argento. Fattori produce Idea Casa Arreda e siamo aperti tutto il mese di agosto. Ciao da Antonietta. Bayfin Bar è aperto 24 ore su 24. Puoi degustare ottime colazioni, pranzo e cena di tipica cucina toscana. Da Bayfin Bar potrai rilassarti gustando piatti di qualità con prodotti di stagione. Bayfin Bar è anche tabacchi, ricevitoria edicola. Bayfin Bar, tutta la bontà che da sempre cerchi. Bayfin Bar, per fare quattro risate in compagnia dei tuoi amici, divertendoti e mangiando sano. Tutto ciò che ti serve in un solo posto, al Bayfin Bar. Se dico quello che mi va, che male fa. E basta con l'ipocrisia, la falsità. Benvenuti tutti nella mia realtà. Dea è biancheria per la casa. Da Dea puoi trovare tutto a prezzi imbattibili, qualità impeccabile, con corredi di ogni genere. Per te, tovaglie, lenzuola, copriletto, trapuntini estivi, piumoni invernali, asciugamani, accappatoi e anche corredini per neonati. Se ami la tua casa, se i dettagli sono importanti, Dea a Casini di Quarrata in via statale 657 è il posto giusto per te. Dea, dal produttore al consumatore, esclusivamente made in Italy. Dea per una casa da mito. Dea, biancheria sopraffina. Per te che della casa sei la regina. Thank you.
camminando, fermarsi un secondo, camminando in corso Vittorio Emanuele via San Pietro all'Orto. Ah sì, era lì, usciva dalla sedellina. No, dice, le interviste sono anche queste. Che ti devo dire? Non dovrebbero essere queste. Non dovrebbero, ma purtroppo lo sono, perché se uno parla al telefono, cammina e va e non si ferma. I cronisti sono purtroppo costretti a fare i salti mortali. So che sei disperato la partenza di Pandev, Danilo, mi dispiace. Giocatore mediocre, ha dato, ecco. Ha dato niente, è arrivato nel gennaio del 2010. È arrivato nel gennaio del 2010, cominciò bene, devo dire, 3 o 4 mesi, poi si è sgonfiato, praticamente non preso in considerazione né poi da Mourinho nel finale di stagione, poca roba con Benitez, quasi niente con Leonardo. Ha fatto la finale di Champions. Ho capito, ha fatto la finale di Champions. E poi dici poco. Però non lo stimava particolarmente. Ah, vabbè. L'ultima prodessa all'Inter, il gol al Bayern. Non hai detto niente. In Champions, a Monaco. Sì, un giocatore di... Ho detto mediocre, forse. Sono stato troppo cattivo. Vabbè, ma scusa, al di là della visione estremista di Danilo. No, perché? Sempre così moderato lui. E allora perché l'hanno messo fuori? Vabbè, l'hanno venduto anche tu, e te mediocre. Se fosse... No, beh, i tuoi ci sono delle cose. Sì, l'hanno venduto a 27 milioni al posto di 60, però. Sulla cessione di Eto'o possiamo fare notte a parlarne, ci sono delle motivazioni particolari. Dico, Pante perché non l'ha tenuto? Beh, questo bisognerebbe capirlo, è la domanda che mi faccio anch'io, perché comunque Pandev non è stato venduto, è stato prestato, è stato praticamente regalato per una stagione al Napoli, anche perché l'ingaggio verrà pagato se a metà o comunque in parte anche da sì, no, non a metà, però l'Inter contribuirà. Quindi vuol dire che tu non guadagni niente, il prestito è secco. Prestito secco, quindi non c'è diritto di riscatto e non c'è neanche un pagamento che il Napoli fa all'Inter per questa stagione, è proprio un regalo. Un regalo di un anno. Morati e Laurenti. Se n'è lì, no? Sì, De Laurentiis si dice di aver chiamato Moratti ieri, di aver trovato l'accordo in pochi minuti, quindi insomma dice che è stato un signore, che gli ha dato massima disponibilità, e quindi si è chiuso questo affare proprio in... Lo almeno glielo paga il Napoli. Noi abbiamo detto non quasi tutto. Beh, tu tieni presente che Pandev ha uno stipendio più alto del tetto ingaggi del Napoli, per cui è chiaro che Napoli non è che lo può sforare per Pandev, altrimenti però Cavani, Lavezzi, Hanzik... E questo è il punto, Federico, però, perché l'Inter dovrebbe, considerando il mercato non eccelso dell'Inter, considerando che ha già venduto un pezzo da 90 come tu, comunque Pandev, al di là di quello che dice Danilo, che mi trova anche in parte d'accordo perché l'ultimo anno di Pandev non è stato assolutamente positivo, però al di là di quello l'Inter sta vendendo i pezzi da 90, sta vendendo campioni d'Europa. Pandev è uno dei giocatori titolari della squadra di Mourinho che ha vinto il triplete e in quell'anno lì, in quei 6 mesi lì, ha fatto una stagione fantastica come tutto il resto della squadra, e ha fatto una brutta stagione l'anno scorso come quasi tutto il resto della squadra. Mettiamoci d'accordo titolare. Sul termine titolare. Titolare era fisso nell'11 di Mourinho, fisso Pandev e tu e Schneider dietro l'unica punta che era Diego Milito. Andiamo, titolare fisso, soprattutto negli ultimi 6 mesi. Io sarei d'accordo con Filippo. Io fisso è un altro, è un aggettivo che non mi trovo. Titolare fisso non. Comunque sì. Se comunque, mi dici di giocare tutte le partite, comunque come no. Barcellona e Madrid ha giocato. Dal Chelsea in poi la formazione è stata quella con Pandev, Schneider e Eto'o dietro l'unica punta Milito, non c'era possibile. Mi dite che il dottor De Laurentiis non paga Pandev tutto lo stipendio? No. No, siamo sicuri? Sì, siamo sicuri. Sì. Cioè? L'Inter contribuisce a... Chi dice ciò? C'è un... qualcuno... ci sono delle fonti che ci dicono questo, ma comunque... Domani, tra l'altro, domani Pandev sarà presentato a Napoli in un evento molto particolare, perché ci sarà anche il sindaco De Magistris, dovrete essere organizzato... Quindi Seiler con la faccia da leone... Non lo so, Pandev a San Paolo con De Magistris. Panda, lo chiamano. Allora c'ha ragione Filippo, un regalo che... Un regalo? No. Credo che non nasconda qualche cosa in prospettiva. Sicuramente domani dovesse esserci sul mercato Lavezzi, probabilmente si ricorderà. Sì, vabbè, ma noi del fatto che gli altri si ricordino di noi in quest'anno, in questo momento, ci interessa poco. L'Inter voi avete chiuso praticamente per Palacio, eh? Vabbè, ma ho capito, ma l'Inter è una squadra che in teoria è campione, anzi è in pratica campione del mondo, e in teoria dovrebbe lottare per lo scudetto, in questo momento non ne ha i mezzi per lottare col Milan, secondo me, e in Champions League ancora meno. Vendi Samuel Eto'o, hai Schneider che è in bilico per tutta l'estate, e non compri nessuno di livello.
e dai via pure Pandev per prendere Palasso, che a me piace molto, ma con tutto il rispetto non è un giocatore che fa fare il salto di qualità a una squadra che ha bisogno di farlo in questo momento, soprattutto nel momento in cui è venduto Eto'o. Arriva Forlan, benissimo, grande giocatore, per carità, però si annusa questa che manca qualcosa, che manca il nome. Allora non mi dai Lavezzi adesso, lo pago, per carità, lo pago, ma me lo dai con un po' di soldi. Sai cosa si annusa? Si annusa che la strategia mercato dell'estate 2011 dell'Inter e della serie è poche idee ma confuse. No, molte idee, vendere, vendere e risparmiare. Non si capisce dove vogliono parare. Guarda, perdonami, abbiamo preparato un wall con, in parte ha anticipato l'argomento anche Filippo, con i volti di Palacio e di Kučka, se non erro Federico, sì. Sono due giocatori, forse potremmo anche toglierlo volendo il punto interrogativo, perché in realtà guarda, sono davvero in arrivo, anche se io mi rendo conto, abbiamo poi oltretutto due interisti doc questa sera in studio, non sono i nomi ovviamente che possono pensare di sostituirti e tu, ma per carità di Dio, né sono i nomi che ti fanno fare gli abbonamenti. No, probabilmente no. E sicuramente possiamo togliere il punto di domanda su Palacio, nel senso che io direi che siamo a un 90% ormai, penso che sia proprio questione di poche ore prima di poter dire che Palacio è ufficialmente un giocatore dell'Inter. Su Kučka si tratta, perché un accordo di massima c'è già per portare Kučka nel prossimo anno, nella prossima stagione, quindi dal 2012-2013. L'Inter lo vuole subito, perché Gasperini ha chiesto un centrocampista. Giustamente. Giustamente, perché insomma forse il ruolo, no, in cui ha sempre voluto un giocatore, e allora stanno trattando le parti per trovare un accordo. In questo momento il Genoa fa un po' di resistenza, chiede oltre alla metà di Viviano, chiede anche 5 milioni di euro. L'Inter invece 5 milioni di euro non vorrebbe offrirli, però insomma credo che alla fine un piccolo sforzo verrà fatto, forse il risparmio dell'ingaggio di Pandev, perché è vero che l'Inter paga una parte, però una parte la paga il Napoli, può essere letto anche in quest'ottica. Forse dobbiamo iniziare ad abituarci ad un Moratti che guarda il bilancio in maniera certosina. Vedi Federico, ho tempo per dire una cosa. Come no? Il discorso è questo, va bene guardare il bilancio, va bene essere in tempi di magra, ok, però bisogna anche pensare a come spendi i soldi. Noi abbiamo speso, l'Inter ha speso 12 milioni di euro, mettici bonus, magari non tutti cash, magari qualcosa rate, per Alvarez. Sì. Giocatore interessante, ma che considerando i prezzi di adesso, secondo me quei soldi non li vale. Allora ha 23 anni, non ne ha 18, non è la mela, che allora dici va bene, mi va avanti, è un giovane che può essere costruito, ha 23 anni. Quindi già più o meno formato. Zarate. Giocatore che è rodato per il campionato italiano, che la Lazio, che Reia si sapeva già dall'anno scorso non volere più. Costa 20, al posto che darne 12 per Alvarez, costa qualcosina di più Zarate, magari trovi un metodo di pagamento diverso, non puoi andare dritto su un giocatore del genere, piuttosto che Alvarez, che poi magari, io spero di sbagliarmi, poi magari è un fenomeno assoluto e fa fare la differenza, sì, all'Inter. Come però, ha detto Massimo Moratti? Non so. Che gli ricorda in certi atteggiamenti, Corso, gli ricorda, sì, Mario Corso, una bestemmia, e mi pare che Mario Corso minacci quereli, querela. Ma io prima, ma per innescare la reazione di Filippo, ho detto di Pandev mediocre. In effetti è un buon giocatore, un po' calcato la mano. Ma io voglio dire, tra Pandev e Palacio. Oh, scusami, diamo un'occhiata anche alla grafica della nuova Inter, perché noi l'abbiamo messa giù, Perdonilo. Mi tengo Pandev. Ti faccio vedere la nuova Inter come potrebbe essere disegnata, ovviamente con i tre potenziali nuovi acquisti. L'Inter dovrebbe essere questa se Gasperini continuerà ad insistere sul 3-4-3, quindi la difesa con 3 e non con 4, con Kučka a centrocampo, chiaramente qui manca Stanko, Kučka è molto bravo però, Noi abbiamo inserito i nuovi acquisti, un tridente con Forlan, Pazzini e Schneider, no, Danilo, tutt'altro che male, voglio dire. Sì, Schneider resta. Del resto, signor Bertone, io direi di sì, Forlan vale la metà di Eto'o. Sarebbe incredibile vedere su quello non c'è questo non si, no, non si discute. Il signor Gasperini, intanto gli allenatori che chiedono sempre di partenza i loro allievi, mi mettono già in sospetto, vogliono i giocatori loro.
Allora, il signor Gasperini... Veloce, abbiamo la pubblicità. Velocissimo, velocissimo, poi magari tu hai sollevato il problema del il tema della difesa 3. Sì. Signor Gasperini, nell'ultimo campionato intero col Genoa, ha preso 61 gol, seconda peggior difesa del campionato. Allora io, per il poco tanto che capisco di calcio, forse l'ho detto anche nell'ultima trasmissione, per il poco tanto che capisco di calcio, la difesa 3 la puoi sì fare, ma devi avere dei giocatori adatti, forti, tosti, bravi. Adesso io non dico che devi fare la difesa 3 con Franco Baresi, Vierkovo o De Bergomi, però non puoi farla con Samuel, che è un grande giocatore ma viene da 6, 7, 8 mesi di stop. Il signor Lucio è di una lentezza esasperante, ormai fase calante della carriera, e Ranocchia è un giocatore non certo un... anche lui. Vi blocco qui perché siamo in ritardissimo con la pubblicità, chiudiamo l'argomento Inter, partiamo con una brutta notizia per i tifosi del Milan, tra poco. Cinquantesimo anno dell'Unità d'Italia, 94esimo Giro d'Italia, 61esimo Festival della Canzone Italiana di Sanremo, 32esima edizione del Processo di Biscardi, lunedì alle 20.30, 7 Gold. Scusate, largo il risparmio. Lei non sono pratica, mi scusi. Per orientarsi nel mondo dei mutui serve una guida sicura. Mutuo sul web è un servizio gratuito. Con facilità puoi ottenere il mutuo su misura per te. E se chiami, abbiamo 400 agenti in tutto il territorio. Veniamo senza costi a casa tua. E troviamo insieme la miglior via per risparmiare tempo e denaro. Mutuo sul web. Finalmente! 840-700-313. Mutuo sul web. Ed il mutuo ce l'ho! Iper risparmia con Eni. Tutti i giorni fino al 30 settembre, durante gli orari di chiusura, trovi la qualità dei carburanti Eni con 10 centesimi di sconto al litro. In oltre 3.000 stazioni Agip ed Eni, continua la stagione iperconveniente. Per le scale ho scelto Stan, il leader mondiale dei montascale. È comodo, sicuro ed elegante. Ho scelto Stan. Chiama subito l'800-52-52-22. 800-52-52-22. Andiamo ragazzi, andiamo! Eccoci alla grande sfida Fusion Pro Glass. Buongiorno! Come va la rasatura? Un po' d'attrito. Tirano un po' i peli. Guarda come la rasatura può causare fastidio tirando la pelle. Ecco perché Gillette ha creato il nuovo Fusion Pro Glide. È uno spettacolo. Scorre bene, accarezza il viso. Finalmente è arrivato il nuovo Fusion Pro Glide, progettato con lame più sottili che mai per scorrere meglio sulla pelle, riducendo ogni fastidio. Trasforma la rasatura in pura scorrevolezza. Nuovo Fusion Pro Glide. E per una rasatura ancora più scorrevole, prova il nuovo gel da barba Fusion Pro Glide. Più di 160.000 italiani ora si chiamano tutti vincitori. Merito di Si vince tutto Super Enalotto. L'edizione speciale dove tutto il montepremi dedicato si vince in una sera. La prossima estrazione è mercoledì 31 agosto. Si vince tutto Super Enalotto. Non fartelo scappare. Gioca il giusto. TGO Prestito. Benvenuti alla nostra rubrica Prestito c'è. Il nostro inviato in giro per l'Italia a raccogliere opinioni su Prestito. C'è Prestito c'è. C'è. Oggi siamo a Mazzarino, in provincia di Caltanissetta, e anche qui Prestito c'è. Abbiamo incontrato il signor Giuseppe. Che cosa ci può dire di Prestito? Dal dentista dicevano che Prestito ha soluzioni giuste per tutti, anche per lavoratori autonomi. Ma devo crederci? Certo che deve crederci, è vero. Allora vado a dirlo subito a mio fratello, così potrà rinnovare il suo negozio. 840-700-313. Prestito. Grazie al signor Giuseppe e a voi studio. È tutto per questa edizione del TGO, il TG di Prestito. TGO Prestito. Di nuovo in
insieme, partiamo allora dal Milan, partiamo con la notizia di giornata, in realtà sono due le notizie di giornata, partiamo con la meno bella, questa. Matteo Flamini fuori 5 mesi, tra un attimo vedrete le immagini dell'infortunio, avevamo avuto la sensazione che potesse essere così, sulle finte e controfinte di Pasquato, il ginocchio si pianta, lui resta in campo fino alla fine, però eravamo in pieno recupero del trofeo Berlusconi, fuori 5 mesi, al momento non è dato sapere ancora se ci sarà o meno operazione, probabilmente sì, perché insomma per ipotizzare un periodo di stop tanto importante, insomma quasi certamente sarà necessaria l'operazione, da valutare nei prossimi giorni dove, come e quando. Viene da dire, meno male, e qui arriviamo alla seconda notizia di giornata, che il Milan ha preso Alberto Aquilani, che adesso è diventato ufficiale, ieri ve lo abbiamo fatto ascoltare, oggi ha completato la seconda tranche di visite mediche ed è arrivata la firma e quindi l'acquisto di Alberto Aquilani, che va in pratica, se ne toglie uno ne aggiungi uno, in questo momento il Milan non cambia. Sì, anche se in realtà Aquilani è arrivato per essere l'alternativa a Seedorf, no? Sulla mezzala sinistra, quindi credo che nei piani del Milan in questi giorni che mancano alla fine del mercato qualche sondaggio per vedere se c'è un centrocampista libero, un incontrista, uno che possa invece prendere il posto di Flamini verrà fatto. Detto questo, Aquilani è arrivato in fretta e furia perché si pensava ancora che ci fosse Cagliari-Milan sabato e quindi insomma c'è l'emergenza. Questo sciopero tra virgolette è stato un bene in un certo senso per il Milan perché Aquilani avrà avuto il tempo di fare le visite mediche con calma e tutto, e perché adesso insomma si potrà cercare magari un sostituto. C'è un nome che si fa, Francesco, tra un attimo vedremo anche il Wall, abbiamo voluto definire acquisto last minute. Sì, se sarà un acquisto, perché questo è un giocatore che piace a tante squadre, tutta l'estate che si sente sul mercato il nome di Parolo, lo hanno chiesto nell'ordine, prima il Genoa sembrava fatta, poi la Lazio sembrava fatta anche lì, poi a Cagliari è successo tutta la situazione Donadoni e quindi insomma non si è più fatto niente, adesso ha chiesto informazioni al Cesena, anche Gagliani. Il Cesena però chiede tanto dall'inizio dell'estate per questo giocatore, chiede 8 milioni e insomma dubito che a queste cifre si possa fare, chissà che magari con qualche giovane, con qualche situazione, con qualche opportunità di mercato il Milan non riesca a prenderlo, altrimenti il Milan resterà così. Tutto sommato Flamini non era un titolare, quindi Milan è... Sì. Va a compensare Flamini, il Milan resta così. È una perdita, vabbè, figurati che ti chiedo di Flamini. Se Pande era una cosa che dovrebbe tiocare, figurati Flamini. Ho letto di Aquilani, dice non ho le caratteristiche di Pirlo. Di Pirlo, e ti credo, e meno male che non ha detto non ho le qualità di Pirlo. Pirlo è un giocatore grandioso. E Aquilani, no, ma adesso voi direte, parli male anche. No, Aquilani è in realtà. Aquilani è un giocatore che tutti noi appassionati di calcio aspettiamo da anni, e è un giocatore che sarà incompreso, sarà incompiuto, non lo so, ma non riesce assolutamente a trovare una sua dimensione. Un buon giocatore che sicuramente non ti fa fare nessun salto, e fa numero probabilmente, perché dove gioca non l'ho mica ancora capito. Allora, adesso si è infortunato Flamini e ne vogliono pure comprare, cioè Aquilani non rientra un po' anche in un pacchetto di centrocampisti? Sì, diciamo, però in questo momento Federico faceva riferimento alla trasferta di Cagliari, perché a Cagliari avrebbero giocato gli unici tre centrocampisti che in questo momento Allegri ha a disposizione, che sono Gattuso, Ambrosini e Seedorf. Sì. Con Van Bommel fuori 10 giorni, ovviamente se un giocatore Flamini sta fuori 10 giorni, allora prendiamone subito uno. Innanzitutto avevo capito che evidentemente la situazione di Flamini era una situazione particolarmente grave. Però scusa Francesco, cioè Danilo, comunque bisogna anche contestualizzare il discorso Aquilani. Io, se l'Inter avesse fatto l'operazione che ha fatto il Milan, sarei stato felicissimo. È un centrocampista dalle buone doti tecniche,
al tiro da fuori. Ha 27 anni, è giovane, può giocare in tutti i ruoli del centrocampo, è stato pagato praticamente, se non lo sbaglio, 7 milioni zero più prestito. Ecco, quindi prestito e pagamento a rate, 7 milioni in tranche. È un nazionale italiano, adesso non stiamo parlando di Platini o di chi altro, ma stiamo parlando di un ottimo giocatore che va a riempirti una rosa già completa, già campione d'Italia. Il Milan quest'anno ha fatto questo, ha, come si dice, completato una rosa anche nelle seconde linee, quindi ha preso Taibu, ha preso Mexes, tutti a zero, ha preso Aquilani con un prestito e un pagamento a rate, e adesso ha preso il Sharawi. E Sharawi, che è l'unico investimento che ha fatto, ma ovviamente è stato fatto per il futuro perché non è giovane, e quindi il Milan ha fatto questo e ha speso zero. Ma ogni tanto faccio anche io questa considerazione: al terzo piano di via Turati 3 Milano ci sono degli ingegneri. Perché fanno, non so, il caso Ibrahimovic e il caso top dei top. Ma anche l'Inter con Ibrahimovic è stato un grande affare, ha preso i topi 50 milioni, sì. Capitano ogni tanto queste cose. Però vedi anche le cose che hanno fatto quest'anno di grande intelligenza. Ma l'Inter ha preso zero cambiato. Però ti ricorderai, Danilo, quando si criticava invece il Milan che andava a spendere i soldi, mentre l'Inter faceva l'operazione Ibrahimovic e Tau assolutamente vincente. Il Milan, non so, si infilava in Riccardo Oliveira, cioè credo dipenda un po' dalle stagioni, dalle occasioni, la Juve ha preso a parametro zero Pirlo. Stiamo ad oggi, stiamo al mercato 2011 del Milan, di grande sostanza, possiamo essere grande d'accordo. Oculatezza, scelte mirate, intelligenti, è quello che volevo dire. Sì. Mentre, no, dato che prima eravamo... Filippo si preoccupava per il mercato dell'Inter, perché in questo momento perché noi abbiamo venduto gente importante, loro no. Certo. Milan ha preso Ibrahimovic, ha tenuto Ibrahimovic, ha tenuto Pato, ha tenuto Robinho, ha tenuto Cassano, ha tenuto la base, l'ha tenuta tutta, i campioni non li ha venduti. Noi il grande campione che avevamo, compreso Schneider, ma il grande, quello che ha fatto 37 gol l'anno scorso, l'abbiamo venduto e secondo me l'abbiamo anche svenduto, abbiamo risparmiato l'ingaggio, quello che vuoi. Ma il Milan, quando ha venduto Kakà, ha fatto un grande sacrificio, ma ha incassato 67 milioni, l'Inter 27. Ecco, una cosa io mi domando a proposito di Kakà. Kakà, magari l'impegno economico sarebbe stato il 10 volte quello di Aquilani. Però fra Kakà e Aquilani. Beh, ma cosa c'entra? Sono due ruoli diversi. No, sono due ruoli diversi. Stai parlando di due giocatori sì, differenti. Sì, no, abbiamo capito, ma voglio dire. Vedremo. Sul fronte Kakà, bisogna avere ancora un attimo di pazienza. Aquilani prende milioni l'anno, Kakà. Sul fronte Kakà bisognerà avere ancora pazienza, perché il mercato, attenzione, non è finito, ci potrebbe riservare ancora delle grandi e clamorose sorprese. Dobbiamo andare in pubblicità, ci fermiamo, a rientro parliamo di Juventus, vi aspettiamo. Teleitalia 7 Gold, la televisione nazionale della tua città. A Filine Valdarno, Slot Village, 1200 metri quadri dedicati agli amanti del gioco, biliardi, slot machine, roulette, poker, burraco, giochi online. Slot Village è aperto tutti i giorni dalle 12 fino a tarda notte. Slot Village è anche sale gioco riservate ai fumatori e sale per far giocare i bambini. Slot Village, un mondo di giochi, a Filine Valdarno, via della Comunità Europea. Oggi la terza età si può vivere al meglio. Balli, viaggi, cene e nipotini. Ma quando la salute ti dà qualche problema, non angosciarti. Chiama Servizio Assistenza Anziani. Telefona al 393 27 39 391. Subito a tua disposizione. Personale infermieristico, badanti o semplici dame di compagnia. Per le piccole e grandi esigenze, SOS Anziani è a tua disposizione. Scrivi questo numero. 393 27 39 391. SOS Anziani, la tua polizza sul futuro. A Galciana di Prato, un soffio di Cilento con il ristorante pizzeria Stella del Sud, con giardino interno e sala fumatori. Lio e Paola vi propongono un menù alla carta di terra e di mare, punta di diamante, il pesce e un'eccezionale carta dei vini. Aperto la sera 7 giorni su 7.
Ottica Nesti a Pistoia coniuga fin dal 1968 professionalità e gusto estetico. Da Ottica Nesti vasta scelta fra occhiali di ogni tipo che, oltre a valorizzare il tuo volto, miglioreranno la tua capacità visiva. Occhiali per miopi, presbiti, astigmatici, ma anche occhiali da sole eleganti e raffinati. Da Ottica Nesti misurazione della vista e lenti progressive personalizzate. Affida i tuoi occhi a mani esperte. Affidati a Ottica Nesti in piazza Mazzini, angolo via Sant'Andrea a Pistoia. Ottica Nesti, la salute dei tuoi occhi in primo piano. Le dolci colline di Impruneta, l'aria frizzantina e le terrecotte artistiche rendono unica la terrazza panoramica del ristorante Il Pruneto, dove si cena per tutta l'estate. Ispirato dalla cultura dell'olio e del vino imprunetino, lo chef Jacopo propone piatti deliziosi di mare e della tradizione toscana, che si alternano alla pizza a lunga lievitazione, fragrante e digeribile. Il Pruneto è anche grande divertimento per tutti, con jazz e ballo dal giovedì alla domenica. Se sei stanco di spendere troppo per il tuo riscaldamento, noi della ERSA abbiamo la scelta vincente, garantendoti fino all'85% di risparmio sul costo del combustibile. Da oltre 110 anni l'azienda austriaca ERSA, presente in 70 paesi con 35 società e 1500 collaboratori, è uno dei maggiori produttori al mondo nel settore del riscaldamento e dell'impiantistica. Dal lontano 1896 a oggi il nostro impegno è quello di riscaldare la tua abitazione o il tuo luogo di lavoro in maniera facile, confortevole e soprattutto economica. Tutti i nostri impianti rigorosamente studiati da progettisti altamente qualificati rispettano le normative ambientali e offrono la fornitura completa per ogni tipologia di riscaldamento. Entra nel mondo delle energie rinnovabili di ERSA e scopri gli impianti a pellet o al cipato, le caldaie a legna di ultima generazione oppure le pompe di calore e gli impianti solari. Tutte le nostre soluzioni sono facili da installare, hanno una combustione con poca cenere e soprattutto sono silenziose. Allora chiama la ERSA e riceverai gratuitamente una consulenza per progettare l'impianto più idoneo alle tue esigenze. ERSA, dove la competenza è il nostro successo. Ciao, sono Claudia Dei, pornostar e proprietaria del The Gamer Club Privé, un locale per coppie, single e non solo, per serate di pura trasgressione. Un posto dove realizzare ogni vostro desiderio. Insieme a me, un luogo moderno, raffinato, per serate di puro piacere. Vi aspetto. E nella gabbia del beginner puoi scatenare le tue fantasie. Puoi venire a curiosare tutte le immagini sul sito www.thegamerclub.it oppure sul sito www.claudiadei.it. Vi aspettiamo! Il The Gamer Club si trova a Campi Bisenzio in via La Querce 8/A, dietro ai Gigli. Pepe, lì sai, quando tu fai un'operazione in cui coinvolgi tre giocatori devi andare a vedere gli ingaggi di tutte e tre, non facile, contrattuali di non tutte facile, tre. Non facile. Quindi il tempo non è molto, vediamo cosa succede. Credo che comunque un difensore deve arrivare e credo che a questo punto entro un paio di giorni. No, anche perché la Juventus deve ancora prendere, ha 5 giorni di tempo per prendere due giocatori, uno è il centrale di difesa, l'altro il famoso esterno d'attacco. Si pensava si puntasse ad un esterno d'attacco mancino, diciamo che in questo senso, ma Giaccherini forse può giocare anche in quel ruolo. Il nome nuovo è quello di Afelai, giusto? Sì, perché vi raccontavamo ieri che il sogno era Malouda. Però Malouda ha un ingaggio effettivamente molto alto, lui guadagna quasi 5 milioni di euro netti a stagione ed è un giocatore di 31 anni. La Juventus sa che se prova a prendere Malouda gli deve fare minimo minimo un contratto di 3 anni, forse anche di più, e allora hanno pensato che probabilmente a queste cifre non si può fare. Afellay invece può essere un'operazione interessante, perché? Perché Afellay nel Barcellona trova pochissimo spazio. La Juventus lo chiederebbe in prestito, il Barcellona potrebbe avere effettivamente anche l'interesse di prestarlo, perché così Afellay giocherebbe una stagione intera da titolare
Il Barça quest'anno si è rinforzato ulteriormente sugli esterni acquistando Sanchez, quindi davvero insomma per questo ragazzo di spazio a Barcellona ce ne sarebbe pochissimo. Può essere un'idea, sicuramente è una cosa che a Torino stanno vagliando, bisogna capire se il Barcellona è disponibile, però tutto lascia pensare che lo sia. Quindi se lei, classe? Non lo so, quindi no, togli impreparato. Sai quando chiesero a quel vecchio giornalista della Gazzetta dello Sport, scusi ma di che classe gliela rivela? Immensa. Quindi quanti anni aveva? Immensi. Del 43 comunque. Diamo un'occhiata alla nuova Juventus perché vedrete colorati in azzurro che sono i colpi ufficiali, tanti giocatori, cioè la Juventus ha davvero lavorato bene o male sul mercato, questo non è dato di sapere, caro Filippo, caro Danilo. Questi sono i nomi che restano, Bruno Alves e Afellay. Con di fatto, vedete, tre soli giocatori che si salvano dalla rosa dell'anno scorso. Tra l'altro di questi mi pare, venendo all'inizio del precampionato, che Ziegler non sia titolare, che no. Sia alle spalle di De Ceglie. Sì, dovrebbe sì, essere alle spalle di De Ceglie. Quindi che mi sembra anche abbastanza particolare come cosa, però. E non è facile per Conte mettere insieme tutti i pezzi nuovi. Ma continuano a non convincere la difesa, anche la verità, perché per niente. Ma mi lasciate dire una cosa, ma Bonucci è diventato. Cioè lo mettono da parte come. Sembrava che fosse il nuovo, non lo so, io ditemi il nuovo campionato. L'anno scorso ha deluso molto Bonucci. E anche nel precampionato. Quindi siccome non c'è un'offerta sostanziosa dello Zenit stanno pensando di cederlo, anche perché comunque loro poi se incassano una determinata cifra vanno sull'esterno. E Chiellini centrale sappiamo che è un ripiego. Quello sicuramente sì, però vuol dire che a quel punto devi prendere due di centrali e considerando che diventerebbero tre giocatori in cinque giorni non penso proprio che la Juventus abbia il tempo per farlo. Volevo commentare, ci mancano ancora pochi minuti, un paio di cose relativamente alla Roma, perché la Roma è già fuori dall'Europa League. Che ti ridi? No, mi fa ridere la situazione della Roma. Luis Enrique è già in bilico, caro Nero. Luis Enrique ieri ha combinato di tutto. È come se, una società, un club spagnolo, avesse scelto Beppe Barisi. Ma tu prendi te. No, ha ragione. Oh, no, ma non esiste, no, ma stanno a prendere. Ma non c'era un italiano. C'era Montella, aveva Montella. È arrivato e come ho letto mi pare su Corriere della Sera oggi, poi vabbè, era abbastanza scontato che si scrivesse una cosa del genere. Questo signor Luis Enrique, che deve essere di una presunzione infinita, è arrivato e si è messo contro la storia. Adesso non voglio fare delle enfasi, ma è così. Questa partita era la gara di andata con lo Slovan Bratislava e Tottenham in panchina. Arrivi, ti metti contro Totti. Ma vedi che il discorso allenatore non è solo il discorso tattico. Bisogna essere bravi anche di testa, avere buon senso e avere intelligenza per gestire un gruppo, perché non è questione solo di come metti in campo i giocatori e cosa gli dici di fare. Lui è arrivato con una grande spocchia, perché io vengo da Barcellona, è arrivato convinto di mettere tutti sotto torchio, è arrivato convinto di mettere da parte Francesco Totti, forse non sa cos'è Francesco Totti a Roma, e questi sono errori incredibili da parte non di un allenatore, ma di una persona che va a fare un nuovo lavoro in un nuovo posto in cui deve entrare in una certa maniera. E lui non è stato capace di farlo, quindi allenatore che vale 4. Chi ha scelto Luis Enrique? La società. Sabatini. No, nello specifico. Nello specifico sicuramente la società, Thomas Di Benedetto ha voluto un uomo nuovo, si è fatto un discorso di filosofia, di progetto. Io non credo che Thomas Di Benedetto Sabatini viene per conto di... È chiaro che se la società ti dà mandato di andare a prendere l'allenatore stile Capello è un conto, se la società ti dice vorrei un giovane che faccia giocare bene le squadre. Si sono fatti ammaliare dal modello Barcellona, non potendo prendere Guardiola, hanno preso Luis Enrique. E vorrei vedere quante volte hanno visto il Barcellona di giocare. Credo proprio zero. Abbiamo ancora un minuto, Federico, ci racconti il doppio colpo che è proprio a proposito della Roma, il doppio colpo che stanno per mettere a segno Sabatini and Company? Guarda, allora, uno possiamo già dire che è stato messo a segno, che è Simon Kjær, il difensore danese del Wolfsburg, ex Palermo, tra l'altro fu proprio Sabatini a comprarlo per il Palermo. Kjær arriva con la formula del prestito oneroso, quindi la Roma paga 2 milioni subito al Wolfsburg, l'anno prossimo per riscattarlo la Roma ne pagherà altri 7, quindi in totale costa 9 milioni il cartellino di
bicchiere, però due, quest'anno la Roma ne paga solamente due. L'altro colpo, l'altro nome che avete visto prima nel gol, è quello di Fernando Gago, centrocampista del Real Madrid, di fatto ormai inutilizzato da José Mourinho, non è fuori rosa ma è come se lo fosse. Gli vai anche a fare un favore se vogliamo. Ma infatti il Real Madrid lo dovrebbe dare in prestito alla Roma, quindi non si tratta neanche di prestito oneroso, dovrebbe essere un prestito con diritto di riscatto. No, qui dovrebbe esserci il diritto di riscatto, però chiaramente il diritto di riscatto presuppone anche che uno possa non esercitarlo, per cui quest'anno lo tieni e poi insomma vedi com'è. Credo che da quello che filtra dalle parti di Roma, che il mercato però non sia finito qui, perché non può essere Gago il giocatore che serve alla Roma. La Roma, se vuole giocare con una specie di modello Barcellona, ha bisogno ovviamente di palleggiatori, sì. E lì in mezzo onestamente l'unico palleggiatore è questo ragazzino Viviani, che infatti gioca sempre ma che non ha probabilmente ancora la personalità necessaria, quindi serve un regista, uno coi piedi buoni, non a caso l'idea era Montolivo. Luis Enrique, i giorni contati. Vabbè, e con questa frase speranzosa e di grande augurio io saluto e ringrazio Enrico Saruggio, buonanotte. Grazie e buonanotte. Grazie Filippo Tramontana. Grazie a te, buonasera a tutti. Grazie Federico Bertone. Grazie, buonanotte. Domani il calciomercato non c'è perché alle 19.30 c'è una puntata di Diretta Stadio, doppio appuntamento sabato e domenica per parlare, tra le altre cose, naturalmente, di calciomercato. Buonanotte.